Buonasera. Sul caso Telecom, che è diventato il caso di scuola per giudicare lo stato del capitalismo italiano, che il Presidente della Camera giudica peraltro impresentabile, le cose si sono messe così. Tronchetti vende, Pirelli vende la sua partecipazione in Telecom. Si cerca di vedere come fare a prendersela. Vi faccio grazia di tutto quello che precede. E in Italia si sta lì, si mugugna, si tira sul prezzo, come è naturale, come è normale. Le banche sono sempre le banche protagoniste di queste affaire. Arriva un americano, col texano, AT&T, la più grande società di comunicazioni, una delle più grandi di massa del mondo, con al braccetto uno col sombrero, un messicano, cordata Tex-Mex. Offrono parecchio di più di quello che offrono gli italiani e del valore di borsa. Offrono un premio per acquisire il controllo della società italiana dei telefoni. Offrono questo premio e vengono a Milano, no? Si installano nei migliori alberghi di Milano, cominciano a discutere, eccetera. E scoppia tutto il pandemonio che voi sapete. Molti ministri del governo Prodi, tra cui quelli competenti, cominciano a parlare chi di un decreto, chi di un disegno di legge. Il garante per le comunicazioni, anche lui, comincia a dire la sua, dicendo qui le regole devono cambiare, altrimenti noi dobbiamo avere più poteri. Non si capisce più niente. L'unica cosa che si capisce è che l'Italia è un porto di mare da questo punto di vista, dove le regole sono, e uso apposta questo aggettivo, imprevedibili. A questo punto gli americani si ritirano e dicono: ma noi ci rifacciamo vivi, se volete, portiamo i nostri quattrini e investiamo e cercheremo di fare quello che possiamo fare per questa società telefonica in vendita, secondo le regole del mercato, se la piantate di cambiare le carte in tavola. A questo punto si arrabbia anche l'ambasciatore americano, che con una lettera al Corriere della Sera, che dal punto di vista patriottico non possiamo che leggere con molta diffidenza verso le pretese di comandare in casa nostra degli americani, ma dal punto di vista globalista, da italiani, da europei, da persone che vivono in un'economia globalizzata, dobbiamo invece leggere per capire quello che c'è scritto, senza troppi pregiudizi di italianità nazionale. Letta la lettera, il messaggio è semplicissimo, anche se la Farnesina sia un po' irritata, il Ministero degli Esteri ha detto che è ingeneroso pensare che ci sia una tendenza ostruzionistica verso gli investimenti esteri in Italia. La realtà è quella, siamo al 98esimo posto, credo, nelle classifiche globali, buoni ultimi nell'Europa che conta, anche sotto la Spagna, come capacità di attrarre investimenti dall'estero. L'ambasciatore americano ce lo ricorda e dice: guardate che la ragione è una sola, insomma, non c'è impresa senza capitali e i capitali nel mercato vanno dove c'è un apprezzabile grado, diciamo, di probabilità di ottenere attraverso l'efficienza di mercato, attraverso la concorrenza, attraverso i piani industriali e finanziari, di ottenere una rendita. Se bisogna condividere con diversi centri di potere pubblico, dal governo alle autorità indipendenti, tutto questo processo, se si sta di fronte a regole imprevedibili perché possono cambiare da un momento all'altro, in quanto i partiti politici, i gruppi di potere civile legittimati a fare il loro mestiere, però si impicciano dell'economia e della finanza, muovono le loro pedine nel settore bancario, costruiscono cordate, invocano patriottismi e italianità anche contro la Commissione europea di Bruxelles, che è il vostro supremo regolatore, allora si capisce che voi siate così indietro nella crescita, nella competitività e nella capacità di attrarre capitali esteri. È una sculacciata, diciamo, di robusta mano, in rispettoso linguaggio diplomatico, che quello che un tempo era chiamato il potente alleato americano ha dato al governo Prodi e ha dato così un po' al nostro sistema, perché non è affatto escluso che anche con un altro governo, un governo di centrodestra, ci saremmo trovati di fronte alla stessa chiacchierata generale sull'italianità che fa desistere il capitale dall'affluire in Italia. È un grande tema, i capitali esteri e l'economia europea, i capitali esteri e l'economia italiana. Ne discutiamo stasera con Emiliano Brancaccio, economista dell'Università del Sannio,
con Enrico Cisnetto, editorialista di varie testate giornalistiche e battitore libero, con a Milano Nicola Porro, eccolo qua, Nicola Porro, editorialista del Giornale. Buonasera. E da Boston è in collegamento con noi, e lo ringraziamo anche lui per questo, Francesco Giavazzi, docente di economia politica presso l'Università Bocconi e portabandiera non dell'ideologia liberista, che sarebbe una stupidaggine, ma dell'idea che in Italia si possano come dire, instaurare delle regole un po' più accettabili di economia di mercato, la famosa agenda Giavazzi, alla quale adesso si aggiunge un'altra agenda del buonsenso capitalistico, l'agenda Spogli. Professor Brancaccio, lei è d'accordo con questa diagnosi? Cioè non conta da dove viene il capitale? Non sono d'accordo, secondo me le cose si presentano in modo un po' più complesso e secondo me drammatico, perché è stato detto che il capitalismo italiano è impresentabile. Io non so se sia impresentabile, temo che possa essere spacciato. Cioè il punto è questo: noi abbiamo una serie di evidenze, di dati, e qui arriveremo appunto ai processi di acquisizione e di concentrazione dei capitali. In Italia il grado di concentrazione dei capitali è estremamente basso, abbiamo un basso livello di produttività, il caso Telecom è emblematico in questo senso, e abbiamo di conseguenza dei forti disavanzi nei conti con l'estero, crescenti, strutturali. Di conseguenza, stando a questi elementi, l'Italia, se non oggi, domani diventa terra di conquista. Se non lo è già, lo sarà domani. Che concetto è terra di conquista? È un concetto storico, sociologico? Significa semplicemente che si verificano le acquisizioni. Ora, naturalmente, il professor Giavazzi ritiene che le acquisizioni straniere... La Spagna è terra di conquista nel momento in cui l'Enel compra Endesa, no? La Spagna a livello aggregato somiglia molto a noi. L'acclamatissima Spagna, con un disavanzo nell'ordine dei 5 punti percentuali, in realtà ci somiglia abbastanza. Tutte le periferie europee si somigliano sotto questo aspetto. Qual è il problema? Il problema quindi è che noi possiamo avere naturalmente una valutazione positiva, no? Rispetto a queste acquisizioni straniere. Il problema però è che si pone una valutazione riguardo a dove andrà il valore aggiunto, perché intendiamoci, il rischio è che noi, come già sta avvenendo oggi, ci occuperemo delle subforniture a basso costo del lavoro, e che diciamo, le attività di progettazione e di commercializzazione finiranno altrove, perché io non credo, professor Giavazzi, mi corregga se sbaglio, ma ho la netta sensazione che il caso del nuovo Pignone, per quanto riguarda i 5.000 lavoratori di Telecom che attualmente si occupano di ricerca e sviluppo, non sia affatto indicativo, cioè non mi si verrà a dire che per quanto riguarda... Prego, questo Giavazzi. Se posso? Sì. Prego. Sì, tutto dipende se le attività di ricerca e sviluppo di Telecom, i rapporti che Telecom ha con i centri di ricerca esterni, nell'università, nei altri centri di ricerca, fanno sì che questo sia un gruppo concorrenziale a livello internazionale, così come erano i tecnici delle turbine del nuovo Pignone, le attività rimarranno qua. Se non sono, andranno altrove, ma forse anche la Telecom italiana metterebbe la sua attività di ricerca altrove se qui non ci fossero dei bravi tecnici. Io penso che ci siano, ma il problema non è il padrone, il problema è se queste attività di ricerca e sviluppo vale la pena farle qui perché ci sono dei ricercatori bravi, oppure vale la pena farle altrove. Se lei gira attorno all'università in cui io insegno, all'MIT a Boston, è pieno di attività di ricerca di grandi aziende giapponesi, per esempio la Mitsubishi tutti i suoi laboratori di ricerca li ha a Cambridge di fianco all'MIT, idem la farmaceutica della Novartis. Perché? Perché hanno ritenuto che per fare ricerca fosse opportuno stare vicino a un'università che è eccellente in quella ricerca. Nel caso delle turbine invece gli americani stessi hanno deciso di mettere a Firenze perché hanno pensato che l'eccellenza delle turbine fosse... Ecco, questo mi sembra proprio un caso di adesione all'idea della globalizzazione. Se posso permettermi, temo che, stando alle indicazioni del professor Giavazzi, il capitalismo italiano, in particolare la produzione di valore aggiunto in Italia, sia e nelle periferie, sia spacciata.
Posso chiedere però sia a lei che al professor Gevazzi una cosa molto più concreta che riguarda la Telecom. I centri direzionali e di ricerca Telecom, che sono sofisticati e importanti, in questo caso, perché stiamo parlando della Telecom, dove andrebbero? Come il professor Gevazzi dice, sono centri di eccellenza e rimarrebbero in Italia, oppure nel caso di un'acquisizione dell'ATT andrebbero negli Stati Uniti? Allora, noi sappiamo per certo che sono eccedenti stando ad AT&T, cioè al di là del problema dello spezzatino, di cui tanto si è parlato, i messicani hanno un interesse sulla team brasiliana, ma il punto fondamentale è che diventerebbero eccedenti. E questo è un problema di capitalismo nazionale. Si pone il problema, se ne sta discutendo di capitalismo nazionale, di interesse nazionale, non è una cosa tanto scandalosa, perché perdiamo valore aggiunto e di conseguenza ci facciamo male.